Toscana TG, a tutti buonasera. Cominciamo con la cronaca, con un incidente che è avvenuto a Grosseto, dove un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti. Si contano 4 morti, tra loro il conducente del veicolo che sarebbe stato colto da un malore, e poi anche 6 feriti. La cronaca. Tragedia sulle strade grossetane, autofalcia comitiva di ciclisti, bilancio drammatico con 4 decessi, compreso l'autista, e un ferito grave, 10 le persone coinvolte. Si chiamavano Roberto Seripa di 71 anni, Antonio Panico di 56, Nilo Naldini di 75 e Mario Fiorilli di 82, gli uomini che questa mattina intorno alle 11:20 hanno perso la vita, uniti da un fato beffardo che li ha fatti incontrare in quel maledetto punto su via Maria Alessandra Barbantini a Braccagni, alle porte di Grosseto, nei pressi del passaggio a livello. Tutti accomunati dalla passione delle due ruote. I primi 3 si trovavano in sella alla loro bicicletta quando l'auto di Mario Fiorilli, una Fiat Panda, dopo aver fatto una piccola curva, non si è più raddrizzata e li ha falciati, con altri 6 della comitiva che stava rientrando a Grosseto da Massa Marittima. Ma il bilancio potrebbe crescere, perché un quarto ciclista sta lottando tra la vita e la morte, subito soccorso dall'auto medica e poi trasportato in elisoccorso alle Scotte di Siena e quindi trasferito a Careggi con Pegaso 3. Gli altri sono stati trasportati al Misericordia di Grosseto in codice 2. Solo il primo ciclista della fila è riuscito ad evitare l'impatto. Ecco la sua drammatica testimonianza rilasciata al Giunco. Eravamo tutti in fila e ho visto a un certo punto questa macchina, questa Panda, che si allargava. Pensavo dovesse girare qui dove ci sono gli infissi, e invece l'ho visto sempre più in qua, e io ero davanti e ce l'ho fatta, però ho visto che per quelli dietro non ci sarebbe stato scampo, perché era troppo, è venuta nella corsia opposta. Infatti ho sentito un gran frastuono, mi sono girata e ho visto la strage che avete visto anche voi. Saremmo stati 20? Sul posto sono intervenuti i carabinieri, polizia stradale e la polizia municipale. Sconvolta e attonita la città di Grosseto, dove le vittime erano molto conosciute, e la comunità di Montepescali, dove risiedeva ed era attivo Fiorilli. Sospeso il consiglio comunale a Grosseto e annullati tutti gli eventi serali in segno di lutto. Le salme sono state composte all'obitorio di Grosseto. Accertamenti dei carabinieri in Lunigiana per il ritrovamento del cadavere di una ragazza di 16 anni la notte scorsa nel giardino di una struttura terapeutica in cui era ricoverata. Ad Aulla il ritrovamento fatto da un custode della struttura è avvenuto intorno alle 1. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. La ragazza era ricoverata nella casa di accoglienza per minori che fa parte della cooperativa Levante, l'ex Serimper, la stessa finita sulle cronache nazionali per l'inchiesta della procura di Massa Carrara sulla corruzione e i presunti maltrattamenti di madri e bambini ospiti nelle case famiglia. Sono stati ritrovati 2 biglietti nella stanza della sedicenne. Nei biglietti la ragazza ha ricordato gli amici con cui viveva in struttura, ringraziato gli operatori e ha chiesto anche scusa per il gesto che poi ha compiuto. È di un uomo il cadavere, individuato ieri sera nelle acque dell'Arno in corrispondenza del ponte San Nicolò a Firenze e recuperato dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Al momento è l'unica certezza degli investigatori. Le condizioni dei resti, probabilmente rimasti in acqua per molto tempo, impediscono altre valutazioni. Per questo il PM di turno ha disposto l'autopsia e il rilievo delle impronte digitali. Sul posto per le operazioni di recupero ieri sera sono arrivati anche il gommone, il carro spelio alpino fluviale dei vigili del fuoco, oltre a carabinieri, personale sanitario e polizia municipale. 10 milioni sottratti al fisco erano stati riciclati in criptovalute, quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Firenze, che ha arrestato 4 imprenditori e ne ha indagati altri 44. La cronaca di Claudio Vannacci.
Guardia di Finanza di Firenze ha smantellato un'organizzazione accusata di aver evaso tasse per almeno 10 milioni di euro per poi riciclare il denaro in criptovalute e in depositi alle Seychelles. I militari stamani hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 48 imprenditori, quasi tutti di nazionalità cinese, attivi nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e calzature. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per quattro di loro, tutti residenti a Firenze, il GIP ha disposto gli arresti, tre in carcere e uno a domiciliari. Per gli altri 44 imprenditori è invece scattata la misura del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale. Disposto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14 milioni e mezzo di euro. Tra le imprese coinvolte, alcune avevano avuto una vita brevissima, durante la quale avevano accumulato ingenti debiti fiscali, con le somme sottratte al fisco poi convogliate ai quattro capi dell'organizzazione. Le perquisizioni delle Fiamme Gialle hanno interessato varie province, tra cui Firenze, Prato ed Arezzo. A Prato 5 operai su 7 irregolari, un imprenditore è stato arrestato dai carabinieri che hanno contestato anche irregolarità e quindi sanzioni per oltre 20.000 euro. Un imprenditore cinese di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per sfruttamento di manodopera. Le manette sono scattate ieri al termine di un controllo in un'azienda in via di Casale, dove dei 7 operai trovati al lavoro, 5 sono risultati clandestini e perciò denunciati per ingresso illegale nel territorio italiano. L'elevata quota di manodopera irregolare ha portato alla sospensione dell'attività lavorativa. Il controllo è stato fatto dai militari della stazione di Iolo e dai colleghi del nucleo lavoro di Prato, che hanno operato insieme all'Ispettorato Territoriale del Lavoro della Toscana. Emerse numerose irregolarità in materia di sicurezza del lavoro, contestate infrazioni per 20.500 euro. L'imprenditore finito in manetta è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Il controllo rientra nella campagna di vigilanza speciale sui luoghi di lavoro denominata Alt Caporalato. È stata interdetta dalla professione e sospesa dal servizio dall'ASL Toscana Centro l'operatrice sociosanitaria che era in servizio all'ospedale di Prato e che è accusata di aver derubato alcuni dei pazienti ricoverati. Per almeno 4 mesi non potrà lavorare in nessuna struttura sia pubblica che privata. La OS, finita sotto inchiesta con l'accusa di aver rubato a 3 pazienti ricoverati all'ospedale Santo Stefano le loro carte di credito e anche di averne utilizzata una. È l'effetto del provvedimento di interdizione firmato dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato. La misura è arrivata 3 settimane dall'avviso di garanzia, in concomitanza con la decisione dell'ASL Toscana Centro di sospendere la OS dal lavoro in attesa della conclusione del procedimento disciplinare. La procura aveva chiesto gli arresti domiciliari al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Prato. La donna, rumena di 55 anni, residente a Firenze, è accusata di aver rubato 3 carte di credito. Vittime dei furti fino ad ora contestati sono una paziente oncologica in fase terminale poi deceduta, un anziano affetto da una grave patologia e in condizioni di forte indigenza e un infermiere ricoverata in seguito a un incidente. Delle 3 carte, tutte ritrovate durante la perquisizione, solo una risulta essere stata utilizzata, quella rubata alla donna che poi è morta. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire 15 pagamenti da circa 25 euro ciascuno, cifra che non richiede il PIN, quasi tutte alle casse dello stesso supermercato e in giorni sia precedenti che successivi al decesso. È stata la denuncia dei familiari della povera paziente a mettere in moto le indagini, che hanno portato i carabinieri sulle tracce della OS, assunta con un contratto a tempo indeterminato, in servizio al Santo Stefano da qualche mese dopo aver lavorato a Siena. La ASL aveva subito messo la donna in ferie forzate e prima del rientro e sulla base del decreto di perquisizione trasmesso dalla procura ha proceduto a formalizzare la sospensione in attesa delle decisioni che scaturiranno dal procedimento disciplinare e che potrebbero portare al licenziamento. Rigassificatore a Piombino sì, ma solo per 3 anni e allora alla fine la spunta il presidente Giani. Alessio Poggioni. Il rigassificatore a Piombino si farà, ma resterà nel porto soltanto 3 anni e non 25, come chiesto inizialmente da SNAM.
Era uno dei paletti che il presidente della regione Giani aveva messo per consentire di portare la nave metaniera nel porto toscano e ieri l'incontro con il ministro Cingolani ha confermato le sue richieste. Una vittoria in un certo senso, anche se la trattativa dovrà essere aggiornata su altri capitoli, come ad esempio quello delle contropartite, ovvero degli investimenti che il governo è pronto a fare a Piombino in cambio dell'onere di ospitare il rigassificatore. Su questo la riunione dovrà essere aggiornata, anche se traspare ottimismo da Palazzo Strozzi Sacrati, che ha chiesto la bonifica delle acciaierie, il parco per le rinnovabili e altri interventi per calmierare le bollette dei piombinesi. Intanto però la notizia è che l'operazione Golar Tundra a Piombino, questo è il nome della nave, non durerà più di 36 mesi a partire da marzo prossimo, tempo nel quale Snam realizzerà la piattaforma offshore che accoglierà poi la nave in pianta stabile. Anche su questo però il dialogo deve riprendere. Se la Toscana ha messo il veto assoluto sul Golfo di Follonica come location per la piattaforma, è comunque probabile che si farà al largo della costa toscana tra le 10 e le 12 miglia, come già esiste nelle acque livornesi. Per individuare la zona, l'azienda ha a disposizione 3 mesi. La trattativa dunque può dirsi sbloccata e il presidente Giani soddisfatto di fronte a un'opera definita inderogabile di interesse nazionale. Come a dire, non potevamo non accettarla, quindi tanto vale guadagnarci qualcosa. Il messaggio però non è recepito in questo modo dalla cittadinanza, che ha annunciato nuove manifestazioni e sit-in già per questo sabato, mentre il sindaco Ferrari ha annunciato il ricorso al TAR. Presentato stamani il bando regionale che servirà a incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ci sono 8 milioni per i comuni che potranno così acquistare alloggi. Rabotti. La regione appunto fa un bando e i comuni devono cercare sul proprio territorio degli alloggi, degli immobili, meglio che non singoli alloggi in un immobile, immobili liberi, non venduti, che il proprietario è disponibile a vendere e quindi che il comune può fare domanda alla regione, partecipare al bando e comprarlo e darlo a disposizione poi per il sistema dell'ERP. È un'azione importante. Che riguarda tutti i comuni, io spero, mi auguro, noi spingeremo tanto affinché i comuni, soprattutto quelli in cui c'è un'alta tensione abitativa, si diano da fare a cercare sul proprio territorio degli alloggi che rientrano in quelle caratteristiche che richiederà il bando. 8 milioni di euro per contrastare l'emergenza casa. Con questo intervento la Regione Toscana sostiene l'acquisto da parte dei comuni di alloggi destinati a incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il bando, che contiene tutti gli elementi tecnici e amministrativi relativi alle caratteristiche degli immobili, alla quantificazione del prezzo e ai criteri di valutazione delle proposte, consentirà alle amministrazioni comunali interessate di acquistare appartamenti di proprietà pubblica o privata già pronti e disponibili, vuoti, da tempo invenduti, che potranno quindi essere utilizzati dai comuni come edilizia residenziale pubblica. C'è tempo fino al 31 ottobre 2022 per trasmettere alla Regione le proposte di acquisto. Sappiamo che quello del tema dell'abitare è un tema chiaramente complesso, anche molto forte in questo momento. Sappiamo che nessuna soluzione è la soluzione, ma proviamo ad incrociare tutte le possibili azioni che sono di competenza regionale per provare ad intervenire su quello che è un tema importante come quello dell'edilizia, soprattutto rivolto alle fasce sociali più fragili. Incidente stradale lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno nei pressi dell'uscita di Pontedera, dove un'autocisterna che trasportava farina si è ribaltata, coinvolta anche un'auto, illeso il conducente della macchina, mentre l'autista del mezzo pesante è stato estratto dalle lamiere e poi affidato alle cure del 118. Sul posto squadre dei vigili del fuoco, dei distaccamenti di Cascina e Pontedera, coadiuvate da un'autogru arrivata dal comando di Pisa. Molti disagi alla circolazione, mentre i vigili del fuoco erano al lavoro per mettere in sicurezza il TIR, la circolazione ha proceduto su una sola corsia di marcia su entrambe le carreggiate, poi la strada è stata chiusa per permettere la rimozione del mezzo pesante. E adesso ci colleghiamo con Moena in diretta per le ultime notizie, le ultime curiosità dal ritiro della Fiorentina. Con noi collegato Gabriele Calderon. Ciao Gabriele.
Ciao Nadia, buonasera a te e a tutti i nostri amici telespettatori qua dal Centro Sportivo Benatti, dove si sta concludendo, o meglio si è appena conclusa la sessione di allenamento pomeridiana della Fiorentina, e Vincenzo Italiano e Riccardo Sottile sono gli ultimi due a essere rimasti sul terreno di gioco per una sfida, insomma, in famiglia tra padre e figlio, quasi tra allenatore e giocatore. Oggi ha parlato in conferenza stampa Luka Jovic, attaccante proveniente dal Real Madrid, che si è presentato alla stampa, e molte le parole di fiducia, di tra virgolette anche umiltà per quanto riguarda l'attaccante serbo classe 97, che ha parlato molte volte di mettersi a disposizione della squadra. Squadra che si è ritrovata stamani al Centro Sportivo Benatti alle ore 10 per fare la prima sessione d'allenamento, dove c'è stata una parte intensa anche in palestra, e poi chiaramente nel pomeriggio, come abbiamo visto, tanti gli esercizi tecnico-tattici anche nelle partitelle, con il coinvolgimento attivo degli esterni offensivi, molto protagonisti con Nico Gonzalez e Sottil su tutti, ma anche Luka Jovic, che sentiremo a breve, dove ha segnato diverse reti acclamate dai 450-500 spettatori del Benatti, che hanno applaudito l'allenamento della Fiorentina. Non mi resta restituirti la linea, Nadia, lanciando il servizio con le parole di Luka Jovic, che ha parlato anche della numerologia legata al numero 7, quello scelto dal nuovo attaccante della Fiorentina. Il servizio. Come ho detto in varie occasioni, per me è un piacere essere qui, sono voluto essere qui, e per me sono molto lieto di vestire oggi questa maglia. Molti giocatori della regione dei Balcani sono venuti a giocare alla Fiorentina, e alla Fiorentina hanno svolto un ruolo importante, quindi questo in parte mi ha dato una spinta. Ci sono tra l'altro anche un paio di giocatori serbi qui che mi hanno aiutato già nei primi giorni e che sicuramente mi aiuteranno in futuro. Io sono pronto al 100% al lavoro, a fare tutto il lavoro che l'allenatore italiano mi chiederà, e spero di essere all'altezza e di rispondere alle sue aspettative, al suo tipo di gioco e al suo tipo di allenamento. Per quanto riguarda la forma fisica, la condizione, mi sono allenato durante la pausa e penso di essere arrivato qua abbastanza in forma, però chiaramente ho un piccolo problema al polpaccio, che non dovrebbe essere una cosa problematica e sicuramente non creerà problemi in futuro. E per quanto riguarda invece i rigori, ho chiesto di tirare il rigore è importante per tutti, soprattutto per gli attaccanti, lo è per me, e sono pronto in futuro, spero, di tirare tanti rigori con questa maglia. Il numero 7 l'ho scelto perché in realtà non c'erano altri numeri disponibili che, diciamo così, mi piacevano. È la prima volta che gioco con il numero 7, non l'ho mai messo in tutta la mia vita, e speriamo che porti fortuna. La seconda domanda, forse il giocatore a cui mi ispiro probabilmente Cristiano Ronaldo, che è forse il più grande di tutti i tempi e che in Italia ha fatto tanto bene, e mi piacerebbe tanto cercare di fare quello che ha fatto lui in Italia. E chiudiamo questa pagina dedicata al ritiro della Fiorentina a Moena. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Prato, dove domani al Museo del Tessuto si inaugura la mostra Due secoli di textile e fashion design, che resterà aperta fino ad aprile del prossimo anno. Vi racconta tutto Eleonora Barbieri. La storia di due secoli, dalla fine del Settecento fino alla metà del Novecento, attraverso il tessuto e il design. Da domani al 30 aprile 2023 il Museo del Tessuto porta in mostra oltre 100 oggetti del proprio patrimonio per testimoniare le trasformazioni avvenute nel settore tessile con la meccanizzazione dei processi produttivi e la successiva industrializzazione, ma anche il legame tra arte e moda. Il percorso, curato dalla conservatrice del museo Daniela degli Innocenti, si compone di abiti maschili e femminili, tessuti, figurini di moda, libri di campionario e accessori. Che mostra le connessioni tra l'arte e il tessuto, e tra l'arte e il tessuto e l'industrializzazione, in un percorso di crescita che dura quasi due secoli. Tanti pezzi inediti, perché entrati recentemente in collezione o perché oggetto di restauro. Come l'abito da sposa in due pezzi della fine dell'Ottocento, l'abito a tunica di Maria Monaci Gallenga degli anni 20 stampato a matrice, il mantello da sera dell'atelier Elsa Schiapparelli, l'abito da cocktail degli anni 50 della sartoria romana Fanucchi. Abbiamo in mostra un unico prestito, che è quello di Massimo Cantini Guardini, un bellissimo abito che a testimonianza dell'amicizia che è rimasta fra il grande costumista, due volte nominato al premio Oscar, e il Museo del Tessuto. Per visitare la mostra il pubblico potrà anche approfittare delle aperture serali straordinarie. Il giovedì sera, in particolare 21 e 28 luglio, 4 e 25 agosto e 1 settembre.
donata dagli amici degli Uffizi al Museo Fiorentino, la tavola raffigurante l'ascensione di Cristo, modello di Maso da San Friano per una pala d'altare per Santa Maria del Carmine. Il dipinto del pittore fiorentino manierista Tommaso Manzuoli, detto Maso da San Friano, è riemerso da una collezione privata del Nord Italia e poi acquistato dagli amici degli Uffizi, che si sono aggiudicati la tavola durante un'asta Finarte a Roma, a cui ha partecipato anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi. E adesso a Empoli, dove torna l'Empoli Jazz Summer Festival al Torrione di Santa Brigida. Al via dal 18 al 26 luglio l'Empoli Jazz Summer Festival. La manifestazione è arrivata alla 14ª edizione, che porterà nel giardino del Torrione Santa Brigida di Empoli musicisti di spicco del panorama jazzistico e promesse della nuova generazione. Quattro le serate in programma per un evento culturale di livello nazionale, afferma il consigliere regionale Enrico Sostegni. Ritornano i concerti in presenza al Torrione di Santa Brigida. Empoli Jazz ormai è da 14 anni per Empoli una realtà strutturata che riesce a organizzare eventi di livello anche nazionale, e quindi siamo davvero contenti che Empoli Jazz, insieme ovviamente all'amministrazione comunale di Empoli, abbia potuto rilanciare anche questa stagione estiva del jazz, che richiama sempre tante persone, perché poi quando l'offerta culturale la realizziamo, la gente risponde in genere con grande forza. Quindi veramente un altro segnale di partenza di un evento culturale importante nella nostra città. E per fortuna la ripresa di tutta l'attività, sia sociale, sportiva e culturale, siamo riarrivati sostanzialmente al 100%, con una grande voglia di partecipazione, una grande voglia dell'associazione di rimettere sul tavolo tutte quelle attività che normalmente si svolgono. Quindi penso che questa forse sia la prima estate dopo quella del 2019 nel quale ritorniamo a avere eventi importanti, anche quelli con il grande pubblico. Era questa la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre, io mi fermo qui, grazie a tutti per averci seguito, arrivederci.